Ok, so Luisa ha raccontato del suo progetto A Book a Month, in cui ogni mese viene giocato un libro in un gruppo su Facebook fatto da 6 insegnanti. Ogni insegnante ha il suo ruolo molto specifico, se ho capito bene. E Sì, piano esatto. piano andate in profondità in questo libro finché i bambini hanno proprio preso bene la storia e hanno giocato e imparato qualcosa. Yes? Esatto. Sì, i bambini e i genitori insieme a loro, perché dicevo, è l'inglese per la famiglia, quindi non è solo pensato per far divertire i bambini, ma proprio per coinvolgere anche papà e mamma o chiunque sia della famiglia, ecco, in questo progetto, perché insomma l'inglese si è vissuto insieme come famiglia. Eh sì. Bene, bene. Allora, vedendo come la connessione oggi, io vado alla cosa importante per la mia parte, che farvi vedere qualcosa del nostro ebook. Ok, così se siete pronti. Wow, wait a moment. Andiamo qui. Ok. Allora. Eccoci qua. Luisa, si vede? Mi confermi? Sì, si vede benissimo. Allora, questa è la bellissima copertina e come vedete il titolo è Let's Play Every Day e praticamente troverete 30 easy, ma davvero easy, ma super fun English Activities in questo libro fatto da 14 insegnanti. Ogni insegnante ha creato 2-3 attività per voi. Ogni attività ha il suo video e ogni attività spesso ha anche un lavoro che si potete fare, che si potrebbe scaricare da Google Drive. Questa bellissima donna è una mia carissima amica e queste sono le sue 2 gemelle che vengono da me a fare inglese da quando avevano 6 mesi, adesso ne hanno 6 anni. Ok, questa è l'indice. Come potete vedere, io chiamo il nostro libro un libro arcobaleno. E noi 14 insegnanti siamo praticamente the unicorns, siamo 14 unicorns che galoppiamo, trottiamo su in questo arcobaleno. Qui vedete tutta l'attività fatta sia in inglese che in italiano, perciò anche se tu non mastichi bene l'inglese non ti preoccupare, è tutto tradotto per te, per fartelo capire bene. E qui vedete un esempio di un'attività fatto dalla Stefania Ferrari. Indice si torna indietro e clink YouTube, si va al video su YouTube. E così veloce veloce scrolliamo perché non vogliamo far vedere tutto, se no nessuno è più interessata. E qui c'è la biografia e alla fine chiudiamo con questa bellissima citazione: Children don't need more things. The best toys a child can have is a parent who gets down on the floor and plays with them. Giusto? È questo Esattamente. il. Ecco, non so se siamo live. È questo il segreto. Il segreto per il successo: un genitore che ha voglia di giocare con suo proprio figlio. Vero, Luisa? Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. In tutto, non solo in lingua, in qualunque momento, insomma. Sì. Siamo un po' confuse, ci vedete un po' confuse perché avevamo l'intenzione di fare broadcasting live, però stasera probabilmente non vuole. Perciò adesso registriamo la nostra intervista che potete vedere quando volete. Perciò Luisa, tu potresti ripetere brevemente ancora cosa andresti a fare, quando inizi, quando finisci e magari anche il prezzo, quanto costa per partecipare a Book a Month. Ok, posso anche svelare il piccolo segreto, lascio a te.
il segreto della nostra collaborazione, lo lascio a te. Va bene, come vuoi. Cominci e io aggiungo. Va bene. Allora, intanto noi siamo, come diceva prima Angelique, un gruppo di 6 insegnanti, quindi ripeto i nomi delle insegnanti nel caso in cui non si fosse sentito prima. Abbiamo 2 insegnanti in comune, io e Angelique, nei nostri 2 progetti, Ioana e Margherita, che sono sia nella SWAT Teachers Community che in Brook & Mons, e insieme a me ci sono poi Ornella, Teacher Nelly, Ornella Barberio, Francesca Venturoli di Piccola Musica e Diana Barberio, che è la cuoca Giuliva. Quindi non solo insegnanti di musica, noi siamo delle amiche, delle professioniste in settori diversi, e l'obiettivo è proprio quello di offrire dei punti di vista diversi, degli approcci diversi, multisensoriali all'inglese. Un inglese da fare in famiglia. Quando cominciamo? Come funziona? Chi vuole far parte della nostra community, perché di questo si tratterà, quindi partiremo il prossimo lunedì, l'8 giugno, con una membership che avrà durata trimestrale per il momento, quindi coprirà il periodo estivo, giugno, luglio, agosto. La prima settimana, quindi dall'8 al 14 giugno, tutti quelli che entreranno potranno farlo gratuitamente per quella settimana, per conoscerci. Per conoscersi, perché parte di una comunità ha bisogno di tempo per rodarsi, e per capire anche che tipo di proposta facciamo. Quindi questa è la nostra offerta. Tutti quelli che si iscriveranno, che si sono già iscritti al gruppo, che al momento è ancora chiuso, quindi lunedì tutti entreranno, e fino al 14 avranno la possibilità di entrare gratuitamente. E poi, per poter rimanere, chi avrà il piacere di continuare il percorso insieme a noi, avrà questa offerta, che è valida solo per chi si iscrive entro il 14 di giugno. Quindi avremo 100 euro per i 3 mesi, che includono appunto i 3 mesi di membership, e in più, lascio la palla a te! Play every day, perciò se voi vi iscrivete al gruppo di Luisa One Book a Month, in cui ricevete un sacco di bellissime attività e libri in inglese da leggere insieme a vostri bambini, giocarci, ricevete anche il nostro ebook Let's Play Every Day. Insieme, perché una volta che entri fai parte anche di Let's Play Every Day, avresti, se vorresti, la possibilità di aggiungerti anche al nostro gruppo di sostegno, ok? Però di questo magari parliamo in un'altra possibilità. Adesso vi stiamo a far vedere i nostri progetti e come ci potete far parte. Poi i dettagli arriveranno quando vi iscrivete. 100 euro, Luisa, è davvero buonissimo, è un buonissimo prezzo. Al giorno, neanche un caffè, o il costo di un caffè, insomma. Ecco, esatto, allora, continuate a berlo il vostro caffè, però bevetelo in inglese, insieme a noi. Oh, bellissimo. Se invece vi piace avere solo l'ebook, che potrebbe essere possibile, non vi preoccupate, noi siamo qui anche per le persone che non sono ancora pronte o non hanno la possibilità di aggiungersi a un membership che richiede forse un po' più di attenzione. Se vuoi avere solo l'ebook Let's Play Every Day, il prezzo è 9,99 euro, avrai 14 insegnanti, un gruppo di sostegno in cui hai 30 attività. Tutto cliccabile verso YouTube o Google Drive per trovare dei documenti da scaricare, tagliare, colorare, incollare e divertirsi a casa. Perciò tornate qui alle nostre pagine, così sarete aggiornati quando esattamente si inizia e quali passi si dovrebbe fare. Noi siamo qui per voi, vi ringraziamo molto per la vostra attenzione. Grazie mille. Love you. Anzi, farò ancora un attimo vedere il dov'è?
la nostra, eccoci, la nostra bellissima creazione che abbiamo fatto. Louisa ha creato adesso Book a Month, English for Families, delle quali ha parlato. Se la state cercando su Facebook, cercate questa logo. Invece io faccio parte dei Teachers Community for Moms, che siamo tutti noi insegnanti. Louisa e io abbiamo già una lunga storia di collaborazione insieme. E qui vedete il divertimento del giocare in inglese. E ricordatevi, mamma e papà o tutti gli adulti che ci stanno guardando, non c'è limite di età per il gioco. Anzi, quando smetti di giocare, invecchi. E non vogliamo invecchiare. Almeno io. No. Vedi come ci manteniamo giovani noi. Senza creme, nessuna crema antiruga, solo il gioco. E tanti sorrisi, anche il sorriso aiuta a mantenere elastica la pelle. Teniamo il cuore aperto per il gioco e adesso vorremmo tanto portarlo anche a casa vostra. E perché non farlo in English? Why not? Perciò, ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Thank you.